Bene, buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati, sono molto contento di vedervi così numerosi in questo nuovo webinar di C2 Group dedicato alle soluzioni di Lego Education. Io sono Davide Tognoli, sono il responsabile della formazione di C2. Per chi era presente qualche giorno fa, insieme a Jessica Redeghieri, abbiamo esplorato le soluzioni Lego Education per la scuola primaria e oggi invece nuova puntata dedicata alla scuola secondaria e guarderemo quali sono le proposte di Lego Education, in particolare Spike Prime e BrickQ Motion Prime, e lo faremo con Federica Navoni, che è, diciamo, formatrice C2 Group, nonché trainer certificata Lego Education Academy. Non sarò da solo appunto in questo webinar, ci sarà chiaramente con me Federica, ma ci sarà anche il collega Marco Viacava. Invito entrambi ad entrare per una breve presentazione. Buongiorno Davide, buongiorno a tutte e a tutti. Eccoci qua, eccoci tutti e tre. Allora vi ripresento Federica Buongiorno. Navoni. A lei sarà, diciamo, riservata la parte più pratica dell'intero webinar, perché insieme a lei esploreremo varie possibili attività che si possono intraprendere con le proprie classi, con le soluzioni che vi ho anticipato. Invece con Marco Viacava, che è nostro responsabile STEM, faremo un po' il punto di quali sono le nostre attività in quest'ambito e chiaramente in particolare in merito alle proposte di Lego Education. In realtà non siamo solo noi tre perché anche stasera c'è il graditissimo e prezioso contributo di Lilia Parfit di Lego Education International, che ha voluto, diciamo, inviarci un video messaggio per condividere qual è l'idea di Lego Education in merito all'istruzione, all'apprendimento e quali sono le competenze dei ragazzi che Lego Education punta ad allenare e a consolidare. Prima di tutto, però, per avvicinarci a questo che abbiamo definito il mondo Lego Education, che è fatto appunto di tante attività che si possono intraprendere con le proprie classi, ma anche di percorsi formativi che possono essere svolti dagli insegnanti. Ecco, per avvicinarci di più a questo mondo e anche a questa idea di apprendimento basato sul gioco e sulla creatività e sulla collaborazione, chiedo a Giovanni, chiedo alla nostra regia se può mandare in onda un brevissimo filmato che, meglio di ogni altra cosa, può raccontare in sintesi qual è il sistema d'apprendimento Lego Education. Grazie, regia. Preparing all students for an ever-changing world shaped by technology requires a new set of skills for both students and their teachers. The LEGO Learning System offers unlimited possibilities for playful, hands-on STEAM learning experiences that build confident creators and lifelong learners. Consisting of a range of interconnected solutions, the LEGO Learning System makes it easy to bring engaging, high-quality, standards-aligned lessons into all classrooms, across schools, and throughout districts. This easy-to-adopt system offers solutions that work with or without the need for technology. BrickQ Motion builds a foundational understanding of physical science concepts as a purely hands-on solution, while Spike Essential and Spike Prime offer a comprehensive, technology-enhanced STEAM learning experience. Flexible scaffolding makes it easy for students and teachers to get started and move seamlessly from learning with one solution to the next. Students in lower grades will get excited about STEAM learning through playful investigation of simple STEAM concepts while contributing to literacy, math, and social-emotional development. As they grow older, students will apply a deeper understanding of concepts and practices in science, engineering, computer science, and mathematics
to develop creative solutions to complex problems, which are easily connected to real-world scenarios. Backed by research on learning through play and 40 years of experience, LEGO Education's learning system solutions complement each other and unlock deeper learning opportunities, helping to engage students in a learning journey that future-proofs their skills to become confident lifelong learners. Benissimo, grazie, grazie regia. Ecco, abbiamo visto quindi un po' più in dettaglio qual è l'idea di apprendimento di LEGO Education e anche alcuni dei kit, delle soluzioni di cui parleremo anche questa sera. Prima di mandare in onda il video di Lilia, ci tenevo a dire due parole di ringraziamento a nome di C2 Group, sia a voi per essere qua presenti in questo secondo webinar della serie, però insomma ci teniamo anche a ringraziare LEGO Education per averci scelto, insomma è una, chiaramente una novità che ci riempie di orgoglio e anche di grande entusiasmo e ci permette come gruppo di avvicinarci ulteriormente alla tematica STEM, ma non solo, appunto a un'idea di scuola, un'idea di didattica che è molto incentrata, come dicevo anche prima, sulla creatività, su un apprendimento in qualche modo giocoso, collaborativo, sicuramente inclusivo e che guarda lo sviluppo dei ragazzi in una maniera il più possibile trasversale. E però per raccontare meglio tutto questo è arrivato il momento del video di Lilia che, pur non potendo diciamo partecipare in diretta, ha voluto appunto contribuire alla nostra conversazione mandando un suo video messaggio. Per cui regia, è il momento del video di Lilia Parfi di LEGO Education International. Hello, my name is Lilia Parfit from LEGO Education International. I truly wish I could meet you all in person today, however, I'm very, very grateful for the opportunity to join you virtually. I hope you've had a wonderful day so far. I hope you have taken away some new learnings and insights. And thank you for inviting me today to share some thoughts on the future of education. Most importantly, let me thank you and congratulate you on the amazing jobs you have done in the past 20 months, keeping the students engaged on their learning journeys whilst facing unprecedented challenges. You have our full respect and gratitude, not only as a industry colleagues, but also parents, for your resilience and your commitment. Thank you. For over 40 years, LEGO Education has been supporting teachers around the world to help foster love of learning in their classrooms and help children build skills and confidence they need to face the fast-changing future. The need for the lifelong learning growth mindset, along with the crucial 21st century skills, has been evident for many, many years. Matched together with skills like resilience, critical thinking, creativity, collaboration. These are going to be needed now more than ever to reintegrate into day-to-day school learning and most importantly, to prepare our children for the challenges and opportunities waiting for them in the future. What we are seeing in various reports now coming out of pandemic are common themes around embracing the whole child development approach, benefits of playful experiences and hands-on learning, as well as supporting students' social and emotional needs and building resiliency. All of this to navigate through the challenging nature of work that future holds for the kids of today. Schools and educators continue to remain vital in bringing this transformation to deliver what only they can uniquely deliver, which is collaborative project-based learning. A poll we did in 2019 showed that 95% of teachers believe that hands-on learning helps to build their students' confidence
and with confidence comes resilience. The survey found that students who are confident learners often are more prepared to face adversity. Students develop resilience through meaningful failures and learn from failures, cope with loss and adapt to change, all the skills that only have increased in relevancy in the pandemic and beyond. So why LEGO Learning System? LEGO Learning System future-proofs student skills, equipping to become confident, lifelong learners in ever-changing world shaped by technology. The system is intuitive, easy to use, inclusive for students of all abilities and adaptable to meet specific student and teacher needs. The scalable design makes it easy to implement LEGO Learning System at class, school or district level. It combines standards aligned curriculum units with a progression from primary to secondary school, stackable LEGO bricks and a simple coding progression from icon-based up to Python, and intelligent hardware to deliver STEAM learning. We believe that teacher confidence is as important as student confidence, therefore the solution is fully supported by professional development resources for teachers. So we stand at the pivotal moment for our collective futures. We will innovate and build our way back from the destruction. We are convinced that the field of STEAM learning, we are all doing important work that is key to unlock innovation, creativity, and progress for our next generations. Thank you. Grazie Lilia. Invito Federica ad entrare. Eccoci allora, qua. Federica. Allora, bene, dunque, nel video di Lilia, insomma, nella sua brevità sono stati affrontati molti, molti temi che saranno cruciali anche nel nostro breve webinar di questa sera. Si è parlato di sviluppare competenze come il pensiero critico, come il problem solving, di costruire la fiducia in se stessi e nei ragazzi, anche di affrontare insomma le sfide di un futuro in continuo cambiamento, e questo appunto si può fare anche tramite alcune delle attività di cui parleremo questa sera che mostrerai te tra un secondo. Prima di darti la parola, e poi te la do davvero e mi taccio, chiedo alla regia se vuole lanciare un rapidissimo sondaggio, un sondaggio molto breve perché fatto da una sola domanda, per provare a capire un po' questa sera quanto conoscete già e soprattutto utilizzate quotidianamente le soluzioni di LEGO Education nelle vostre attività didattiche quotidiane. Per cui adesso dovrebbe partire e rispondete tranquillamente. Bene, mentre rispondono, Federica, se ti vuoi preparare, ti lascio totale regia del tutto. Perfetto, sto girando la telecamera per poter far vedere appunto una delle esperienze, delle tantissime esperienze che si possono fare con i kit di LEGO. In questo momento vediamo una lezione preparata con il kit del Brick Motion Prime. Brick Motion Prime. Guarda, si chiama... interrompo un secondo perché non sono sicuro che si veda il tuo schermo, chiedo anche alla regia se può essere di supporto. No, un secondino che terminiamo il sondaggio e poi verrà reso vita. Allora, scusate, sono stato impulsivo. Andiamo? Possiamo andare? Ok, potete procedere. Grazie mille. Benissimo. Federica, parola a te. Vedete la mia telecamera? Vedete l'oggetto tutto, di Lego? Sì, perfettamente. Sì, perfetto. Allora, sostanzialmente appunto vi dicevo, come dicevi giustamente tu Davide e Lilia prima, apprendimento basato su
l'esperienza pratica. Molto probabilmente ci siamo imbattuti come insegnanti di scienze, ma vedremo poi delle declinazioni anche per italiano, grammatica e le lingue straniere. Insegnando scienze e matematica ci siamo imbattuti in concetti come forza, massa, inerzia, attrito. Ecco, grazie a questa esperienza, che si chiama appunto pista da sci, riusciamo a rendere concreto e a far capire agli studenti esattamente questi concetti e la relazione che lega magari appunto la massa con la forza di gravità e lo slancio che possono avere due piccoli omini. Questi sono le mini figures della Lego, sono due sciatori. Uno è uno sciatore più leggero, che ha i suoi scietti azzurri, l'altro è uno sciatore un pochino più pesante, è stato messo un peso proprio sotto. Si costruisce prima la pista da sci, vedete, che è composta anche da un sistema pneumatico per far alzare l'inclinazione della pista da sci e molto utile anche per matematica, quindi vediamo poi come anche applicazioni di matematica possono essere viste, messe proprio in pratica grazie a questa attività. C'è un triangolo su cui sono riportate le ampiezze. La Lego ci fornisce delle schede che diamo noi, daremo poi ai nostri alunni, possiamo stamparle, darle ai nostri alunni, in cui gli alunni, dopo aver costruito, seguendo un libretto di istruzioni, se vogliamo fare la costruzione cartacea, altrimenti ci sono tutte le istruzioni online e gli alunni possono tranquillamente seguire nel piano di lezione tutte le istruzioni. Tra l'altro loro sono velocissimi, quello che io faccio in 20 minuti, loro in 7-8 minuti riescono a farlo tranquillamente, hanno una velocità pazzesca. E su questa scheda dovranno appuntare una serie di misure che fanno prima con lo sciatore piccolo, che è questo qua in alto. Poi con lo sciatore, non piccolo, scusate, più leggero e l'altro con lo sciatore più pesante, con un'inclinazione di 20 gradi. Dobbiamo fare tre o più misure e poi alla fine fare una media. Quindi sostanzialmente devono munirsi di un metro, ma va benissimo anche la riga che usano per tecnologia, quindi non c'è necessità. Si preparano in squadre, conviene sempre avere un kit ogni due studenti, perché più aumentano gli studenti, più rischiamo dei tempi morti, insomma, qualcuno che non è attivamente coinvolto. Fanno partire i loro sciatori, lo mettono su una linea della piastrella o del banco, devono avere a disposizione appunto un metro, quindi io tiro un pochino più indietro la pista da sci e fanno partire i loro sciatori. Adesso lo sposto un po' più in qua, forse lo vedete. Una volta fatto partire la prima misurazione, il primo sciatore, vanno col loro metro a misurare effettivamente la distanza percorsa nel primo lancio e la vanno a puntare qua. Poi vanno a fare una seconda discesa, appuntano il secondo risultato sul foglietto, una terza discesa. E faranno poi la media per capire la distanza percorsa dallo sciatore leggero. Successivamente devono prendere lo sciatore, quello più pesante, quello con appunto il peso che è fornito, è tutto fornito ovviamente nel kit, c'è tutto quanto, non dobbiamo preoccuparci più nulla, di nulla. Vanno a far partire e far lanciare il secondo sciatore, quello più pesante. Anche qua fanno tutte le misure. Fanno la media, e io vi porto proprio il foglietto degli alunni che hanno fatto questa esperienza in queste settimane, e vedono già, fanno un primo confronto e si rendono conto realmente che lo sciatore più pesante, anche in media, va a coprire una distanza maggiore. Tra l'altro qua ci sono anche i numeri periodici, quindi possiamo anche attaccarci, oltre al concetto di media, mediana, moda, possiamo declinarlo secondo tutte le nostre esigenze, i nostri obiettivi didattici. Quindi, vedendo dalla media, il primo risultato è 12 centimetri come media, l'altro è 22,6. Quindi immediatamente capiscono che una massa maggiore determina un arrivare verso il fondo, quindi una forza che li attira verso di sé maggiore. Quindi questa forza dipenderà dalla massa. Quindi possiamo spaziare i vari concetti di fisica semplicemente con questi due piccoli sciatori. Non è finita l'esperienza, perché poi in un secondo tempo si può chiedere agli alunni di aumentare l'inclinazione della nostra pista e vedete che si sta alzando. Vedete, qua c'è il sistema, forse, ecco, scusate, magari lo vedete meglio qua, si sta alzando
e lo porto a 30 gradi, quindi iniziamo a parlare di anche angoli, ampiezze, possiamo introdurre tutti i nostri concetti. La differenza con l'esperienza precedente è quella consiste nel chiedere ai nostri alunni di stimare prima l'altezza, la distanza che percorreranno, posizionando semplicemente dei mattoncini, dicendo: ma magari il primo lancio lo sciatore leggero arriva qua, magari il secondo qua, magari il terzo qua. Una volta fatta la stima, quindi fare il lavoro sulla stima, che insegna matematica sa quanto è importante, perché gli alunni ancora non si rendono conto proprio delle differenze tra un metro, un decimetro, un centimetro, però già anche lavorare sulla stima è un'altra competenza che viene attivata giocando, quindi perché giocare è una cosa seria, no? Lo sappiamo. Quindi si ripetono i lanci, non deve cadere lo sciatore, ci sono anche delle regole che vengono fornite, date, scritte tranquillamente, ma è proprio fa parte del gioco anche dare le regole. Si fa poi la stessa misurazione, le stesse misurazioni con lo sciatore più pesante, e si vanno a vedere anche le stime fatte precedentemente e poi con la misura reale. Tutto questo riportato sul foglietto, e da qui nasce tutto il discorso sulle forze, sull'attrito, possiamo parlare sull'inerzia, quindi prima legge di Newton, possiamo introdurre dei concetti che normalmente vengono resi in maniera un po', parlo per me, ma magari anche per qualcun altro, molto mnemonica, poco pratica, ma poco concreta. Il principio della Lego Education è proprio mettere le mani in pasta, quindi entrare nel vivo delle situazioni e delle esperienze. Quindi questa è già una prima esperienza per vedere e valutare questi apprendimenti matematici, fisici, in maniera pratica. Vi assicuro che loro per primi a dare indicazioni, a tirare fuori le idee e le associazioni. E quindi è anche proprio bello vederli collaborare, lavorare e darsi indicazioni, perché anche durante il gioco devono imparare a collaborare, a esprimere le loro proprie idee in maniera rispettosa, tranquilla, ascoltando anche le idee degli altri. Tutte queste esperienze seguono il modello delle 5E, che è un modello didattico di grande valenza, in cui appunto bisogna sostanzialmente passare da una fase di coinvolgimento, quindi di engage, fase di coinvolgimento. E viene fatta normalmente con un video che già nelle lezioni, già predisposto nelle lezioni, quindi non dobbiamo neanche fare la fatica di cercare, eccetera, perché è già lì, tra l'altro molto avvincente, sia come musica che come immagini, quindi già vedete gli alunni estremamente rapiti dalla questione. La seconda fase è questo coinvolgimento, lo faccio oltre che con il video, con piccole domande in cui appunto posso chiedere perché va giù, lo sciatore viene spinto, qual è quella cosa che porta giù lo sciatore. L'altra fase è quella l'esplorano, quindi la costruiscono, iniziano a fare le prove, e già mentre fanno le prove li sentite già parlare e già iniziano a dire: ah, ma guarda, quello più pesante arriva più in giù. E quindi iniziano a capire che c'è un meccanismo, c'è uno schema dietro che lega appunto la forza con la massa. La terza fase è quella lo esplorano, lo spiegano, la terza è quella della spiegazione, la quarta fase l'elaborazione. L'elaborazione lo mettono in pratica, ma si può anche passare a un livello superiore facendo magari fare la competizione, mettendoli tutti in fila, dicendo: partiamo tutti dallo stesso punto, con le proprie piste da sci di ogni singolo gruppo, e fanno la gara, vediamo chi arriva prima. Ma, ripeto, da questa esperienza possiamo declinare questa esperienza sui nostri obiettivi didattici, quindi possiamo parlare di attrito. Allora dice: ma per farlo andare più veloce, cosa possiamo fare? Allora iniziano a inventare, a dire che possono mettere il liquido, e trovano delle idee pazzesche. Possiamo anche dirgli di provare a cambiare gli sci, e invece di usare gli sci normali, possono usare la tavola da surf. Quindi le declinazioni sul tema dipendono semplicemente dalla nostra fantasia, ma anche dalla loro, perché sono loro per primi a dire: ma se togliamo il peso, cosa succede? E qua quindi rintroduciamo il concetto di attrito, che sono parole un po' così, che possono arrivare un po', cadere un po' giù dall'alto, ma che vengono veramente recepite e capite, fatte proprie, utilizzando le minifigures e le esperienze didattiche del kit. L'altra esperienza che vorrei farvi vedere
Federica, quella relativa. scusami, ciao, ti interrompo un secondo mentre passi alla seconda esperienza, se non ti dispiace, così ti anticipo un po' di domande che sono arrivate, intervalliamo la tua esposizione con qualche quesito in diretta. E allora, innanzitutto, guarda, ti chiedo la cortesia. Ah, ok, così ti vediamo anche il volto. Allora, siccome prima c'è stata appunto la sovrapposizione del sondaggio, ti chiederei la cortesia se diciamo, riepiloghi per il nostro pubblico di quali kit Lego nello specifico stiamo parlando e ad esempio quello di cui hai fatto l'esempio che kit è. E già che ci sono, mi chiedono dove si possono trovare degli esempi o delle indicazioni di attività che si possono intraprendere come quella che tu hai appena mostrato. Grazie mille. Allora, è tutto fatto, nel senso che c'è sul sito della Lego, quindi www.legoeducation.com, basta poi mettere anche slash lessons e arriviamo proprio a quello che sono definiti i piani di lezione. I piani di lezione sono raggruppati in unità didattiche, tematiche. Ad esempio, questo kit fa parte, questa esperienza fa parte del kit Brick Q-Motion Prime e all'interno appunto sul sito internet dell'unità didattica, vedremo appunto tutte queste unità declinate sullo sport, ad esempio questo, sulle invenzioni, sui trucchetti. Sono una serie di lezioni raggruppate in 3 o 4 unità didattiche e per ogni unità didattica abbiamo 7, 8, 10 lezioni, in cui è veramente spiegato tutto quanto, se volete poi dopo condivido lo schermo e vediamo, o se volete lo condivido adesso, se Giovanni mi passa lo schermo posso condividerlo direttamente e lo vediamo subito. Ecco, mentre Giovanni ti passa la condivisione, ti dico anche qual è la seconda domanda sulla quale ti puoi ampiamente sbizzarrire, che chiedono più dettagli sul modello delle 5E. Sì, certo. Allora, ad esempio, ecco qua, io sono già vedete il mio schermo? Sì. Oh, perfetto. Quindi, legoeducation.com, ma anche basta mettere senza it.it, questo è già quando si entra dentro, lessons, la lingua riportata di default è l'inglese, ma basta cliccare sulla bandierina e si può cliccare la bandierina italiana e vedete che appunto questa è la lezione. Se ritorniamo, eccolo qua, ai piani, alle unità didattiche, torno indietro, eccolo qua, unità di apprendimento, quindi squadra invenzione, trucchetti, la mia piccola startup, eccetera, sono qua. Se io seleziono direttamente il prodotto, quindi ad esempio vado su Brick Q-Motion Prime, che è il set che stiamo guardando in questo momento, va a selezionare proprio l'unità di apprendimento che si possono fare con Brick Q-Motion, ma non solo, perché ad esempio questa può essere anche fatta da Spike Prime, che vedremo anche dopo. Quindi andiamo su, in questo momento stiamo guardando l'unità di apprendimento di scienza dello sport. Se clicco qua sopra, vado a vedere tutta una serie di lezioni ed ecco qua, quindi c'è passa la palla, queste appunto sono collegate proprio allo sport e sono tutte molto simpatiche. Io ho provato passa la palla, il ginnasta, pista da sci, ce ne sono tantissime, veicolo a vela, calcio di punizione, quindi il calcio non sappiamo che impera in tutte le, i nostri, tra i nostri alunni, auto ad elica, colpisci la palla. Sono tutte esperienze che riportano e che permettono di capire concetti legati alla fisica, alle scienze, alle matematica. Noi stiamo facendo appunto pista da sci, quindi Brick Q-Motion Prime, clicco e vedete che è proprio riportato tutto seguendo il metodo delle 5, la metodologia didattica delle 5E. Quindi la prima fase è engage, cioè il coinvolgimento. Vedete, qua c'è il video, la Lego già inserisce il video che posso far partire in classe, quello di cui vi dicevo che è molto accattivante e molto catturante. E ci dice anche appunto avvia un breve dibattito. Quali forze determinano il movimento di un oscillatore lungo il pendio? Cioè, lo possono fare tutti anche senza conoscenze di matematica o fisica, perché ci dà già delle indicazioni. Poi sta a noi portarlo su livelli differenziati, sia a un livello un pochino più basso, sia a un livello un pochino più alto, e ci danno tutti gli spunti.
La seconda fase, quindi la prima fase engage, coinvolgimento, la seconda è l'explore, quindi loro costruiscono il modello, fanno le loro prove, vedete dice costruisce dopo 20 minuti, da tutti i passaggi, va a dire addirittura dove andare a trovare, dove fermarsi per non fare una costruzione molto lunga, si può evitare la costruzione del sistema pneumatico perché tanto la pista da sci può essere anche portata in alto, in basso con la mano, con un movimento manuale. E anche qua, ecco, dare il suggerimento sul sistema inerziale di riferimento, anche, sono tutti spunti fisici che ci permettono di fare una lezione pratica. Poi la terza fase, quella del explain, quindi loro spiegano, quindi noi li stimoliamo sempre con le domande, perché lo sciatore più pesante è arrivato più lontano e c'è anche la risposta, quindi anche se non riuscissimo noi, per qualsiasi motivo, ci dà anche la risposta. Nei vari esperimenti, quindi a 20, a 30. Quarta fase, l'elaborazione, quindi loro vanno, iniziano a capire che c'è una relazione che lega appunto forza e massa, l'inclinazione e quant'altro, e in questa fase noi possiamo ancora aumentare questa possibilità di capire facendo semplicemente una sfida, lanciando una sfida e quindi facendoli mettere tutte le piste da sci sulla stessa piastrella, linea di partenza, possiamo anche usare un pezzo di scotch per segnare la linea di partenza e vedere qual è lo sciatore che va più lontano. Possiamo anche suggerire di cambiare un pochino le impostazioni di questa pista da sci, dello sciatore, e quindi ad esempio i miei hanno provato a mettere anche il corpo più avanti, cioè lavoravano su vari aspetti, a togliere appunto uno sci, a provare a usare solo uno, a mettere uno sci quadrato, e quindi di nuovo lì riesce il discorso sull'attrito, sulla capacità di l'inerzia, quindi Newton, quindi non è semplicemente la solita ripetizione mnemonica, lo studio mnemonico di formule e regole, ma è un'applicazione pratica che non si dimenticheranno più. E infine la quinta fase è quella dell'evaluate, che è la valutazione. Possiamo farla sia noi durante tutta l'esperienza, quindi vengono fornite proprio qua sulla destra, supporto per l'insegnante, innanzitutto ci dà gli obiettivi principali, quindi ci dice cosa devono fare, qual è l'obiettivo di questa lezione, comprendere come le forze possono influire sul movimento, eccetera, eccetera. Ci dà gli elementi necessari, ovviamente, Brick Q Motion Prime, le risorse aggiuntive, ci sono i libretti di istruzione, ma c'è la sezione di valutazione. Nella sezione di valutazione viene fuori proprio una sorta di rubrica valutativa che possiamo modificare e adattare alle nostre esigenze valutative. Qua dà un esempio, però è già fatto, volendo possiamo usare materiale già fatto, oppure, ripeto, declinarlo secondo le nostre necessità. La valutazione può essere anche quella dell'alunno stesso, loro si possono dare dei feedback, eccolo qua, l'autovalutazione, e ci danno i suggerimenti anche per far sì che gli alunni si autovalutino o si diano feedback tra loro, che è molto importante imparare a dare un feedback in maniera rispettosa, no? Quello che dicevamo prima, una delle competenze che si attiva anche imparando in questa modalità. Quindi presentando le proprie idee, eccetera, dando un feedback costruttivo. Quindi si trova tutto, sono lezioni, ce ne sono appunto 6 o 7 per ogni unità di apprendimento ed è tutto spiegato e tutto passo per passo, ci dice quanto tempo impieghiamo, che difficoltà, che livello di difficoltà è e l'età indicata. Consiglierei queste lezioni per effettivamente i ragazzini dalle medie in poi, perché appunto magari capire già il concetto di forza, attrito, massa, magari alla primaria può essere, può risultare un pochino più difficoltoso. Se Davide per te va bene, passerei alla seconda esperienza. Sì, così poi raccogliamo altre domande alla fine. Prego. Perfetto. Allora, vado di nuovo, cambio la visualizzazione e quindi andiamo di lato. Questa è un'attività di educazione civica. Sappiamo che dall'anno scorso l'educazione civica è obbligatoria e quindi possiamo inserire, secondo tematiche forse scelte a livello di istituto o quant'altro, possiamo inserire anche i set, tipo in questo caso stiamo parlando di Spike Prime, per effettuare anche qua attività pratiche di educazione civica.
Uno dei temi può essere quello dei rifiuti, quindi possiamo partire dal problema dei rifiuti e anche qua la lezione è strutturata nello stesso modo in cui abbiamo visto la lezione precedente, quindi il coinvolgimento con domande di dice tipo, e ce le fanno anche proprio, ce le scrivono e possiamo anche noi seguire quelle domande lì o farne altre, ma vedrete che quando si inizia la discussione, ovviamente. Gli alunni sappiamo come sono, hanno una fantasia, anche loro hanno voglia di far vedere le loro idee, di far sentire le loro idee e quindi la discussione avviene veramente molto molto facilmente. E questa appunto è un'attività che si chiama Eliminiamo i rifiuti. Sostanzialmente cosa abbiamo in questo caso? Un controller e una benna. Si possono costruire due benne, adesso oggi faccio vedere solo una parte perché sennò diventa veramente molto lungo. E una volta costruita questa benna, in questa attività possiamo collegare anche un po' di coding. Finisce oggi la settimana sul code, la settimana europea, la Europe Code Week, finisce in questi giorni, oggi, e questa è un'attività che possiamo fare tranquillamente anche integrando il coding. Anche qua nessun problema sul coding perché esempi di programmazione, quindi il programma già fatto, li fornisce direttamente, sono già nella lezione, sia per gli alunni che per l'insegnante. Quindi non vi preoccupate, anche con scarsissime o quasi nulle conoscenze di coding, viene fatto programma. È ovvio che converrebbe sapere il motivo per cui vengono messi certi blocchi piuttosto che altro. Chiedo cortesemente di nuovo a Giovanni di condividere lo schermo perché vado sull'app, occorre prima scaricare l'app di Skype, di Spike, scusate. E se... Federica, basta che schiacci play. Ok, scusate, allora pensavo di essere... Ok, qua. Eccolo qua. Ok. Vedete il mio schermo in questo momento? Sì. Perfetto. Sì, vediamo tutto correttamente, grazie mille. Grazie a voi. Eccolo qua, questo è il programma. Ripeto, è già fornito nelle istruzioni che vedete poi sulla destra all'interno della lezione che avete scelto. In questo caso, appunto, eliminiamo i rifiuti. Occorre accendere l'hub, poi vi faccio rivedere tutti i passaggi con la telecamera rivolta verso l'oggetto. Sentite già che fa dei rumorini, si sta accendendo. Occorre poi connetterla. Quindi, ecco, questo è l'hub di cui vi parlavo prima, che vi farò poi vedere quando giro la telecamera. Attivo il Bluetooth. Anche qua si esaltano anche per questi rumoretti, perché crea una sorta di tensione giocosa molto, molto simpatica. E andiamo a vedere. Se lo prende, vediamo. Ok, l'ha connesso, quindi ha rilevato la mia hub. Vado su connetti. Ecco qua. Ed ecco qua che posso tornare al progetto. Il progetto lo costruisco, cioè prendo io i blocchi. Tra l'altro abbiamo la possibilità di scegliere tra i blocchi a icone, quindi proprio con la figura, magari per i ragazzini più piccoli, gli alunni più piccolini, oppure i blocchi con le parole, no? La classica programmazione modello Scratch, oppure addirittura in Python, quindi per chi è appassionato di robotica, quindi chi fa anche corsi extracurricolari di robotica, quindi si addentra anche nel mondo di Python. C'è la possibilità di avere anche il programma con Python. Faccio partire il programma e cambio la visualizzazione, così adesso vediamo esattamente cosa succede. Riuscite a vedere la mia telecamera, la telecamera esterna? Vedete l'oggetto? Di Sì? Federica si vede. Sì. Ok, perfetto, grazie. Allora, quello che vi dicevo prima, qua c'è l'hub e appunto, solo un secondo che guardo anch'io. Questa è in mezzo il lab. Qua è il controller, questa parte superiore è il controller che è dotato di un pulsante e questa è la benna numero uno. Quindi è una benna che vedete che ha tre bracci. Gli si chiede loro di, anche qua c'è una scheda, sempre stampabile sul sito della Lego, dalla lezione, una scheda in cui sono riportati tre oggetti, una bottiglia di plastica, un mattoncino e un foglio di carta stropicciato.
In alto sono riportate le due benne, quindi le misurazioni andranno fatte prima con la benna con i tre braccetti, quella che io ho montato, e poi quella con le pinze. Sono due posizioni diverse e c'è un motivo che adesso vedremo. Quindi gli si chiede loro di provare a raccogliere la bottiglia. Vedete che cliccando sul controller la benna si è chiusa, lo rilascio e si è aperta. Quindi io clicco, prendo la bottiglia e la porto nel cestino, in discarica. Voilà. Poi, e quindi anche qua loro appunteranno il fatto che sono riusciti a portarla, a prenderla e a portarla altrove, in un altro luogo. Nella lezione sono indicati anche i punteggi, quindi viene dato punteggio 1, se appunto si riesce a fare questa operazione di prendere la bottiglia di plastica e portarla, muoverla sostanzialmente da un'altra parte. Punteggio 0 se cade e punteggio meno 1 se non si riesce a prendere l'oggetto. Quindi la seconda prova è sul mattoncino. Loro ovviamente proveranno col mattoncino, ma vista la costruzione della benna, come è fatta i bracci della benna, impediscono di prendere oggetti piccoli. Cercheranno in tutti i modi di raccoglierlo, infatti bisognerà specificare che non è una gara per raccogliere tutti gli oggetti, perché poi entrerà appunto in gioco la seconda benna, che ha delle pinze, è più flessibile e permette di raccogliere gli oggetti più piccoli. La terza prova che possiamo fare è col foglietto, con la carta stropicciata. Io ho preso la carta stagnola perché i panini, no? La carta da noi c'è sempre la carta per terra. Quindi questo è anche un modo per ricordare le norme anti-Covid, quindi per evitare di toccare gli oggetti con le mani, onde evitare contagi. Una volta segnate tutte le varie misurazioni, anche qui loro possono fare le loro osservazioni. Tra l'altro, le misurazioni vengono fatte, possono venire fatte anche con altri oggetti, sempre il foglio di carta. Questo è l'insieme delle ruote della Lego, ma nulla ci vieta, ad esempio, di prendere un'altra figurina, una minifigure, questa qua, e possiamo chiedere sempre di provare a tirare su altri oggetti. Lo fanno di default, di provare con tutti gli oggetti che hanno davanti. Poi, ovviamente, sulla scheda vanno a mettere punteggio sulle esperienze che sono indicate sulla scheda. Però anche qua, questa è un'idea, possiamo declinarla secondo gli oggetti che abbiamo, quello che vogliamo fare, sempre sugli obiettivi che vogliamo sottolineare, che vogliamo raggiungere. Anche qua poi deve essere fatta, l'ultima è una mela, e quindi anche lì quando chiedo di portare la mela, poi finita l'esperienza dicono ma adesso possiamo mangiarla, insomma, quindi è una cosa anche pratica. Fanno i loro punteggi finali e anche qua questa è un'attività che abbiamo fatto recentemente, appunto per la Europe Code Week, scrivono le loro osservazioni. Chiedo loro di appunto riunirsi in squadre, dare il nome della loro squadra e fare le loro osservazioni. Quindi iniziano a capire la differenza tra, adesso ritorno da voi, iniziano a capire la differenza tra oggetti piccoli, oggetti grandi, cosa mi serve per fare raccogliere oggetti più piccoli, la flessibilità, le pinze. Sono tutte idee che possono venire e quindi ecco perché si stimola la creatività, perché loro provano e devono cercare di arrivare alla soluzione migliore. Quindi si pongono il problema, quindi quel famoso problem posing, e poi cercano le soluzioni, quindi il problem solving, che è una delle competenze che vogliamo che loro acquisiscano meglio che si può, insomma, sempre di più, visto che sono quelle richieste nelle competenze dei loro lavori futuri. Questa, appunto, può essere un'attività declinata sulla educazione civica, ma sempre con lo stesso, e questo era l'hub di cui vi parlavo prima, appunto, con la programmazione dall'app di Spike Prime, abbiamo la possibilità anche di cambiarlo il codice, quindi anche qua ci dà la possibilità di estendere il nostro campo dove vogliamo. Una delle applicazioni è quella che, ad esempio, per l'italiano, questa non l'ho costruita e vi faccio vedere, però, un secondo che apro di là. Un'altra attività sempre collegata a Spike Prime. Vedete il mio schermo in questo momento? Sì, Federica, si vede. Sì.
Perfetto. Ecco, questa è un'attività sempre fatta con Spike Prime che prevede l'utilizzo di questo personaggio che si chiama Kiki. Questa è un'attività che si chiama Aiuto, è una lezione che si chiama Aiuto, che si può fare appunto con lo Spike Prime. Sostanzialmente in questa lezione è declinata sullo storytelling, quindi sostanzialmente questo è Kiki, questo è un personaggio, un cagnolino, che in base al colore, perché Kiki è dotata di un sensore qua davanti che riconosce i colori, riconoscendo determinati colori attiva un suono e come vedete qua, però anche qua è tutto, c'è il video che è iniziale, è tutto spiegato anche nel codice, quindi vi permette di avere già il codice. In questo caso la storia è iniziata così, inizia così, Kiki sta andando a fare una passeggiata, è all'aperto ed è felice quando, allora si fanno subentrare questi, tutta una serie di suoni e lo studente deve continuare la storia seguendo il programma e secondo la sua inventiva. Quello a cui abbiamo pensato proprio recentemente con i miei alunni, ho chiesto loro, come, secondo voi, come possiamo usare i mattoncini, Lego, i nostri kit Spike Prime per fare qualcosa legato all'analisi logica o all'analisi grammaticale? E loro mi hanno suggerito, e ritorno sulla visualizzazione laterale, così lo vediamo, non riesco a farvi vedere tutta l'esperienza, eccolo qua. Però c'è la base, non ho Kiki perché ci vorrebbe l'altra hub e dovrei costruirlo e mi ruberei troppo tempo. Mi hanno suggerito di porre, di mettere, associare al mattoncino rosso magari il soggetto, al mattoncino verde il verbo, scusate, e al mattoncino blu il complemento oggetto. Quindi, se lo studente posiziona i mattoncini nel modo corretto, quindi soggetto, verbo, complemento, oggetto, si posiziona Kiki di fronte ai mattoncini, se riconosce il posto giusto, quindi qual è il soggetto rosso, ok, addirittura loro hanno anche registrato, c'è la possibilità di inserire dei suoni che possono registrarsi, persino registrare loro da soli in autonomia e caricarli poi sul programma, su Spike, sempre il programma di Spike sull'applicazione. E quindi hanno qua, se indovina l'esatta sequenza, ci sarà il suono bravo, giusto, tutto corretto, eccetera. Se invece posiziona i mattoncini in modo errato, ovviamente verrà il suono perché il sensore riconosce che non è il colore giusto, quindi quello del predicato verbale oppure quello del complemento oggetto, il sistema suona e quindi e dirà, ci sarà la voce appunto registrata da loro dicendo no, hai sbagliato, riprova. Quindi questa è una declinazione che si può fare con l'analisi logica, ma da piccoli esempi, pensate, no? Analisi grammaticale, tutto quello che vi può venire in mente, la base c'è e poi possiamo tranquillamente declinarla su altre modalità. Un'altra idea che mi ha dato poi una mia collega che si chiama Greta Cimmino, che ringrazio, è riuscita, nonostante fosse in Erasmus Plus, mi ha dato queste indicazioni qua, che insegna inglese, per utilizzare i mattoncini come già si faceva effettivamente già da un po', ma con il set Spike o il Brick U, riusciamo a avere altre forme. I Lego hanno, i mattoncini hanno anche altre forme diverse dal classico mattoncino e quindi si possono anche creare delle associazioni visive, l'articolo determinativo, magari il mattoncino più lungo e quant'altro. Lei cosa fa sostanzialmente? Anche qua associa al mattoncino una certa parola che può essere o un pronome, ad esempio, un verbo, oppure il do, il doesn't, che servono appunto per fare frasi affermative, interrogative o negative. E quindi lei testa le loro competenze in questo modo qua, chiede loro di costruire una frase utilizzando i mattoncini su cui ha posto un'etichetta con le varie appunto pronome, verbo, do, doesn't, e chiede forma affermativa del simple present, forma negativa del simple present, eccetera. E i bambini, gli alunni devono mettere in fila, in ordine, i mattoncini per costruire la frase. Sempre in italiano, vado in punta di piedi su questa cosa perché ho chiesto un po' di pareri e sono due scuole di pensiero diverse, sulla grammatica, aspettate come lo sono anche scritto, valenziale.
Allora, ho letto qualche cosina, c'è anche Indire che se ne sta occupando, ripeto, scuole di pensiero diverse, quindi non vado proprio in punta di piedi, però il mattoncino Lego ci permette proprio di applicare questa grammatica valenziale che, se ho capito bene, è il verbo che può avere più valenza, a seconda di quello a cui appiccichiamo, no? Soggetto, complemento e preposizioni, eccetera. Quindi proprio la conformazione dei mattoncini su cui poi posso aggiungere altri mattoncini per dire ok, questo verbo è il soggetto, aggiungo poi un altro mattoncino per il complemento oggetto, eccetera. E quindi unisco la percezione visiva, quella tattile, con elementi di grammatica. Questo può essere declinato in tutte le forme possibili, secondo i nostri obiettivi didattici, secondo la nostra fantasia, secondo la nostra creatività. Sono tre piccoli esempi che si possono fare appunto con tutti questi prodotti della Lego. Grazie Federica, beh, direi che i tuoi tre esempi sono risultati piuttosto chiari e anche molto interessanti, vedendo un po' lo scambio di commenti e osservazioni in chat. E adesso per questioni di tempi, preciso che non riusciremo a dare una risposta magari a tutti i quesiti che stanno arrivando, però ora passo la parola a Marco che vi darà, a Marco che è il nostro responsabile STEM, che vi darà anche i riferimenti mail in particolare per poterci porre tutti i quesiti. Per cui se non riusciamo a dare riscontro a tutte le vostre richieste, sapete che avete Assolutamente. questo canale dove Marco personalmente si impegna a rispondere velocissimamente. E chiederei anche a Marco, siccome il sondaggio che abbiamo lanciato poco fa, insomma, ha dato come risultato che molti dei presenti di questa sera effettivamente ancora non utilizzano i kit di Lego Education all'interno della loro didattica. Ecco, se puoi dare tutti i riferimenti a partire dal nostro sito, dove appunto ci si può avvicinare a questo mondo e si possono ottenere quante più informazioni possibili. Molto volentieri. Prima, Davide, mi collego un attimo a una domanda che c'è stata in chat sull'EV3, chiedendoci appunto se era ancora disponibile. Vedo Federica che annuisce, nel senso che è importantissimo l'EV3 fuori produzione, ormai non ci sono più disponibilità sul mercato, quindi mi collego poi al bando STEM, attenzione ecco a inserirlo, nel senso che è un problema ad oggi. Il kit EV3 e di conseguenza i vari pacchetti poi per 8, 12 o per la classe. Quindi ecco, attenzione perché non ci sono più disponibilità in giro, quindi si può, diciamo, optare per il Lego Education Spike Prime, che è comunque un prodotto valido e pensato, diciamo, per i target medi e superiori. Chiedo alla regia se Giovanni se mi condivide lo schermo, così faccio vedere. Perfetto, ditemi se lo vedete. Sì. Perfetto. Allora, il nostro sito di riferimento è c2group.it. Abbiamo una voce dedicata al mondo scuola, che è il team educational. All'interno tantissime voci, tra cui partner e prodotti e pone bandi. Mi soffermo un attimo sul pone bandi perché tutto il mondo education può essere inserito all'interno appunto del finanziamento relativo al bando STEM, soprattutto nella famiglia A. Quindi si possono inserire tutti quelli che è Lego Education Spike Prime, l'Essential e anche tutto il mondo BrickU. Quindi assolutamente tutto questo mondo può essere inserito. E vi faccio vedere invece tutte le informazioni relative al mondo Lego Education, quindi nella voce partner e prodotti trovate tutti i nostri diciamo, articoli, tra cui tutto quello che è l'Education. Trovate una serie di informazioni e video che abbiamo creato grazie anche su tutto quello che è il Lego Learning System, quindi la metodologia Lego e tutti i prodotti. Quindi per farvi vedere, andiamo a vedere su BrickMove, noi all'interno abbiamo tutto, quindi la descrizione del prodotto, su che cosa va a lavorare, tutta una serie anche di video e tutorial e vi lascio
che è lego@c2group.it, poi la scriviamo in chat, per qualsiasi richiesta di quotazioni o eventuali dubbi, chiarimenti tecnici, informazioni anche su qual è il prodotto migliore per fascia di età, per appunto per studenti. Quindi massima disponibilità. Evidenzio, Davide, anche un'ultima cosa, che è nei prossimi giorni, nella prossima settimana, a tutte le scuole d'Italia verrà inviato il catalogo relativo al bando STEM, con all'interno tutti i prodotti che abbiamo pensato per il bando STEM, tra cui ovviamente tutto il mondo Lego Education. Direi che sono stato velocissimo, lascio la parola a te, Davide. Velocissimo e direi esauriente. Poi ormai abbiamo comunicato l'indirizzo email che gestisci tu, per cui sanno che qualsiasi domanda ti arriva. E adesso stavo guardando un attimo le domande in chat e vedo che si parla ad esempio della possibile applicabilità dei kit che abbiamo visto su varie discipline, ad esempio anche sull'arte. Adesso, Federica, non credo che riusciremo a fare, no, sicuramente non riusciamo a dare degli spunti, degli esempi per tutte le materie, però non so se volevi dare qualche idea o anche qualche riferimento su dove ottenere più possibilità e più idee declinabili all'interno delle proprie discipline, dei propri contesti. Certo, allora, ma normalmente questa era un'attività che facevo già con gli EV3, però appunto consiglio veramente lo SPI, c'è una differenza sostanziale ed è anche più è diverso. Preferisco tra i due, sia come estetica preferisco lo SPI Prime. A prescindere, normalmente all'esame faccio fare proprio un digital storytelling con gli EV3 sull'astronomia. Di solito facciamo le missioni, le varie missioni della NASA, quindi l'EV3 si adatta perfettamente, ma ripeto, tutte le costruzioni da Spike possiamo riadattare nello stesso identico modo per fare un rover, eccetera, e faccio inscenare proprio la storia di Katherine Johnson e Margaret Hamilton, che hanno aiutato gli astronauti a ritornare indietro. Dov'è l'arte? Tutta la scenografia dietro, quindi facciamo il mondo, la terra con la gomma piuma, e quindi la collega di arte aiuta e segue i ragazzi in questa parte, la scenografia dietro, appunto, di solito noi siamo messi nell'atelier creativo, una parte sulle finestre viene messa tutta l'ambientazione stellare appunto dell'universo. Quindi l'arte può rientrare e sui kit ci entra perché il modello base è questo, ma nulla ci vieta di aggiungere per Kiki, ad esempio l'esperienza di prima, Kiki possiamo mettere, lì vengono indicati gli occhi, ma può essere modificata nella modalità a voi più congeniale, insomma, come vi piace. Però l'idea di fare, e questo è il lavoro interdisciplinare, secondo me è fondamentale, collaborare con i colleghi anche di arte per fare poi un prodotto, quindi all'esame non è dimmi la seconda legge di Newton, ma appunto cos'è l'astronomia, parlare di astronomia facendo un'esperienza concreta che possa inglobare appunto tutti gli studenti, perché poi una parte si occupa di scrivere la storia, un'altra parte la recita, una parte fa la programmazione, un'altra parte fa la scenografia, eccetera. Quindi lavori interdisciplinari che con questi kit vengono sicuramente potenziati a alti livelli. Bene, direi che ci avviamo verso la fine del nostro webinar. Io, se la regia me lo concede, condivido giusto il mio schermo per un ultimissimo punto, però al quale tengo particolarmente in quanto responsabile della formazione. In realtà non scorro neanche all'interno della pagina perché ormai siamo verso la fine, però ci tenevo a dare evidenza alla sezione dedicata ai corsi Lego Education che c'è sul nostro sito, il nostro sito specifico della formazione, perché qui trovate i nostri corsi certificati. Cosa significa certificati? Che sono corsi che sono stati studiati, testati e definiti nei minimi dettagli formativi direttamente dai responsabili della Lego Education Academy, e per cui noi li proponiamo con i nostri trainer certificati che hanno seguito un percorso specifico di formazione promosso direttamente dal personale di Lego Education. Federica lo sa bene perché è appunto fresca di certificazione, quindi sa che è stato un percorso sicuramente impegnativo ma anche molto,
arricchente, beh, non sono io a doverlo dire, ma lo so per averla seguita passo dopo passo in questa esperienza. Ed ecco, adesso noi ci teniamo a proporre alle scuole questi percorsi che, ripeto, sono studiati e pensati nei minimi dettagli dalla Lego Education Academy. Poi, appunto, sul sito che vedete, e se la regia può anche condividere il link, trovate tutti i riferimenti, tutte le informazioni e anche in questo caso tutti i contatti per farci qualsiasi domanda in merito. Io a questo punto vi ringrazierei e adesso questo era il nostro secondo webinar. Abbiamo parlato delle soluzioni per la primaria con Jessica Redeghieri. Stasera con Federica abbiamo parlato delle soluzioni per la scuola secondaria. Prossimo webinar vedremo che cosa inventarci, però insomma sicuramente ci risentiremo presto perché è un tema che ci appassiona, come ci appassionano tutti i temi che hanno a che fare con la creatività e con l'apprendimento basato su attività pratiche e anche sul gioco. Bene, a nome di C2 Group vi ringrazio e grazie per essere stati con noi e al prossimo webinar. Ciao a tutti, grazie. Grazie mille. A presto.